Ma poi il video ce l'ho fatto, vedi? Abbiamo dimostrato a Sandro Rossi e a Marco Gemini che abbiamo appreso i loro insegnamenti. Bravo! Però, perché credi, una dedica particolare al mio amico Paffino, che mi ha aiutato, mi ha seguito, mi ha fatto portare sulla macchina, me l'aveva promesso e me l'aveva detto che sarei un giorno avrei portato la macchina. Basta. Grazie Paffino. Paffino di tante robe e di una tanta roba. Bravi, che l'avete ritirato su, il cavalletto non è entrato. Yeah!
sono molto felice per come si è svolta tutta la festa nostra di questo martedì. Il martedì è sempre stato storicamente un trasporto molto intimo e quindi questa ritrovata intimità con la città a me ha reso felice, veramente. Una macchina che mi sta già nel cuore, sento tantissimi concittadini che sono felici anche di vedere questa macchina qua, le allegorie e soprattutto i concetti della macchina. Io ho un concetto di macchina che non va vista per tanto tempo, è un passaggio fugace, è un bagliore che a un certo punto compare da un vicolo e va via, e quello dovrebbe essere il trasporto che è sempre stato così nei secoli. Il viterbese si reca nel punto in cui vuole vedere la macchina, c'ha bisogno di questo contatto, vede questa luce, il bagliore, e poi torna a casa. E questa è una macchina che racconta tutta questa roba, queste radici nostre che sono bellissime, e sono le stesse radici che mi portano a progettare macchine di Santa Rosa e che mi portano a tornare indietro nel tempo, perché Santa Rosa, che sta qua custodita nel santuario, aveva come desiderio proprio quello di essere trasportata qua, anche dopo la morte, dopo 7 anni dalla sua morte. Chiese al Papa di far riesumare il suo corpo e farlo trasportare nel posto dove lei voleva andare a fare la clausura. Quindi è un concetto molto estraneo a come siamo abituati noi a vivere in libertà. Lei, per stare in contatto con Dio, voleva stare chiusa dentro un luogo, e io l'ho messa, esaudendo questo suo desiderio, all'interno di questa chiesa, e la chiesa è volutamente così,